Gloria a Dio, amen, fratelli e sorelle, vi invito ad alzarvi. La presenza del Signore è qui nel nostro mezzo. Gesù ha promesso che due o tre sarebbero radunati nel suo nome, Lui è in mezzo a loro. E questa sera noi vogliamo onorare Dio con il nostro avere timore e rispetto per questo luogo nel quale ci troviamo. Vi invito a chinare il capo. Signore, grazie ancora per aver condotto i nostri passi nella tua casa. Grazie ancora come questa sera hai voluto questo incontro con i tuoi figli, con la Chiesa, e come un padre è pietoso verso i suoi figli, desideroso di condividere le cose buone che ha. Questa sera noi siamo certi che hai apparecchiato una mensa dinanzi a noi. Un antico coro diceva mensa preparata, sì Signore, vogliamo avere il capo unto, le vesti bianche e toglierci i calzari dai piedi, perché vogliamo incontrarci nella tua santità, Signore, vogliamo ascoltare la tua voce, come Giovanni vogliamo chinare il capo sul tuo petto e ascoltare il battito del tuo cuore, Signore. Abbiamo bisogno come figli di sentirci sicuri tra le braccia del Padre. Ungi il nostro pastore Stefano, Signore, con la corale, col gruppo, affinché ci conducano nelle lodi. Ungi i tuoi servi, ungi il pastore con la sua parola. Signore, questa sera abbiamo bisogno di ascoltare la tua voce. Dona un messaggio potente alla Chiesa in questo tempo così particolare, Signore. Siamo qui per ascoltarti e per onorarti con le nostre lodi. E diamo inizio a questo servizio nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Alleluia. Siamo qui per onorarti, Signore, vogliamo prendere parte alle lodi. Amen. Maestà, gloriosa maestà.
Sulobia, Sulobia, Ede Santia, Gesù Signore. Adobia, glorifica il nostro Re. Ci vuole un Dio, gloria a Dio, potente alla presenza di Gesù. Alleluia! Siamo alla presenza della Maestà. Pastore Stefano, io lo ricanterei, perché questo coro è meraviglioso. Pensate che Matteo nel Vangelo apre un quadro, ci dà un'immagine di come sarà un giorno. Non sappiamo fra quanto, ma Matteo scrive: ora, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti i suoi santi angeli, allora siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui. Vogliamo dare col cuore, non con le labbra, gloria alla Maestà di Gesù Cristo. La Chiesa ha un Signore che regna e costui è Gesù Cristo. Re dei re, Figlio del Dio vivente, a lui la gloria e la maestà in eterno. Cantiamo col cuore. Tutti insieme. Maestà, gloriosa maestà, a Gesù sarà lode. Maestà, divina autorità, a Gesù potenza nel nome di Gesù Cristo, c'è la forza nel nome di Gesù. Popolo, fortificati nella forza del Signore. Alleluia.
strade a vedere quell'uomo che era così diverso. Sono falegname, diceva, ingannava quelli che lo seguiva. Forse era la verità. Ma nei suoi occhi c'era potenza di vedere l'uomo fino al cuore. Conosceva suo padre e diceva le sue parole, perché veniva nel nome suo. C'è potenza nel nome di Gesù, c'è la forza nel nome di Gesù. I miei piani son falliti, le mie forze son finite, non c'è altro da fare ma dipender solo da te. Nel suo nome, e quando invochiamo il suo nome, la sua potenza si mostra in noi e ci guida in ogni passo nella sua voce. Perché vediamo il nome suo. C'è potenza nel nome.
qui, ti muovi in mezzo a noi. Adoro te, adoro te, adoro te, adoro te. Tu sei qui, tu sei qui. Provvedi. Yeah.
mia risposta sei Gesù. Asciughi ogni lacrima, curi ferite nel cuore. La mia risposta sei tu. Signore, a termine di questo meraviglioso momento, perché i momenti sono meravigliosi quando c'è la tua presenza, veniamo a te per presentarti questo elenco, un elenco di richieste con nomi di cui noi non abbiamo i volti, ma tu conosci singolarmente ognuno di loro. I motivi sempre sono vari, Signore, per ciascuno di loro. Guarigione, salvezza, liberazione, salute, momenti di difficoltà familiari, il male del secolo, la depressione. Ma non è importante qual è il motivo, a te ogni cosa è possibile. È importante che questi cuori, questi nomi hanno un cuore aperto a te e che confidano che tu possa fare ogni cosa. E allora noi sappiamo che ogni cosa è possibile a chi crede. Siamo alla tua presenza in questo momento, ti chiediamo di poter operare nella vita di queste, di questi cari, Giuseppe, Federico e Maria, la famiglia Ruggero, Giovanna e Maria, Anna, Marco, Pino, Antonio, Imma, Annalisa, la famiglia Gargano, Lo Russo Antonio, Martina, Carmela, Tiziana e Anna, Enza, Nunzio Alfredo, Campaniello, la famiglia di Carano Ettore, Signore, davanti a te, la moglie, i figli, Signore Dio, ancora il pastore Michele davanti a te, quest'opera davanti a te. La presentiamo le tue mani con una certezza. A te ogni cosa è possibile. Opera nel nome di Gesù, Signore. Amen. Thank you.
Luca scrive di due discepoli che se ne andavano delusi e i loro occhi non ti riconoscevano più, ma trovarono la forza di fare una preghiera anche verso uno sconosciuto: Signore, rimani con noi perché si fa sera. Credo che la Chiesa si trovi in quel tempo. È giunta la sera del mondo. Forse siamo alla vigilia della mezzanotte dei tempi. E questa sera insieme la sposa dice: rimani con noi. E compi ancora una volta un miracolo per noi, Signore. Quei discepoli si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore mentre lui parlava dalle scritture. Stasera ti chiedo, Signore, e credo che molti si associano a questa preghiera, fa che il nostro cuore torni ad ardere ogni qualvolta la tua parola si poggia dentro di noi, perché quella parola fece sì che i loro occhi si aprirono allo spezzare del pane. Una nuova unzione sui tuoi servi, Signore, che dalle bocche dei predicatori, di coloro che annunciano buone notizie, possano uscire parole che vengano dall'alto, che possano riaprire i cuori, accendere come fiamme le vite, ma soprattutto aprire gli occhi per avere chiara la visione del tempo, di ciò che resta da fare, Signore, nel nome di Gesù. Tutto
Accomodiamoci. Passo il servizio al pastore Michele. Alleluia, gloria all'Eterno, gloria al nostro Dio. Possiamo dire che questa sera il fuoco dello Spirito Santo è in mezzo a noi. Amen. E al di là di quello che può essere la nostra risposta emotiva alla presenza di Dio, perché quando si sente la presenza del Signore anche tutti i nostri sensi vengono coinvolti. Amen. E quindi gioiamo, piangiamo, sentiamo ci sentiamo scuotere dentro. Ma al di là di questo, credo fermamente che quando si manifesta la potenza di Dio, la presenza di Dio in maniera così forte, così evidente, il Signore compie delle grandi opere. Amen. Compie grandi opere di liberazione. Amen. Il Signore spezza legami, catene. Amen. Il Signore ancora allontana forze spirituali avverse, e questi sono i benefici soprannaturali. Amen. Che naturalmente non sono visibili. E noi neanche ci rendiamo conto di quali opere grandi il Signore compie. Gloria al nome del Signore in mezzo a noi. Amen. Fortezze che vengono abbattute, barriere, limiti, impurità. Il Signore fa cose grandi e cose meravigliose per tutti quanti noi. Amen. Gloria all'Eterno. Vogliamo, fratelli e sorelle, invece rivolgerci insieme alla lettura della parola di Dio, così come il Signore ce la indirizza, andando a leggere nel libro di Daniele, al capitolo 4, e inizieremo a leggere dal verso 28. Siamo pronti alla lettura della parola di Dio. A Dio appartiene tutta la gloria, a Dio appartiene tutto l'onore e la nostra obbedienza. E il popolo risponde? Amen. E tutto questo avvenne al re Nebucadnezar. 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul palazzo reale di Babilonia, il re prese a dire: non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Queste parole erano ancora in bocca al re quando una voce discese dal cielo. A te, o re Nebucadnezar, si dichiara: il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi. Ti sarà data da mangiare erba come i buoi e passeranno su di te 7 tempi finché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. In quello stesso momento la parola riguardante Nebucadnezar si adempì. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò l'erba come i buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché i suoi capelli crebbero come le penne delle aquile e le sue unghie come gli artigli degli uccelli. E alla fine di quel tempo io, Nebucadnezar, alzai gli occhi al cielo e la mia ragione ritornò. Benedissi l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio eterno, il cui regno dura di generazione in generazione.
Tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come un nulla. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può fermare la sua mano o dirgli: che cosa fai? Quello stesso tempo mi ritornò la ragione e per la gloria del mio regno mi furono restituiti la mia maestà e il mio splendore. I miei consiglieri, i miei grandi mi cercarono e io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu enormemente accresciuta. Ora io, Nebucadnezar, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizia. Egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Gloria al nome del Signore. E stiamo parlando di un potente, stiamo parlando di un re, anzi stiamo parlando di un grado gerarchico superiore al re, perché il re è re soltanto di una nazione, di un paese, ma stiamo parlando dell'impero babilonese, quindi era un imperatore, un uomo da una potenza militare, di una fama e di una gloria. E in quel tempo dobbiamo considerare che i capi e i re non venivano semplicemente rispettati o onorati. Per la gente erano come delle divinità e c'era l'adorazione dei sovrani. Quindi possiamo capire e comprendere un pochino quando gli accade ciò che gli è accaduto, che di cui noi ne abbiamo letto, che cosa è successo, è avvenuta nella sua storia, nella sua vita. Ma la storia inizia con un sogno che turbò in maniera forte la sua vita, al punto che volle chiamare tutti i saggi, tutti i maghi, tutti gli indovini, tutti i sapienti per cercare di avere l'interpretazione di questo sogno. Perché? Perché era rimasto così profondamente scosso dal punto da convincersi che quel sogno non era uno dei tanti sogni, ma che in quel sogno c'era un preciso messaggio e non si sbagliava. E anche noi dobbiamo imparare a non andare dietro a tutti i sogni, va bene? Perché quando arriva il sogno che Dio manda, quello che ha un messaggio, quello che ha una rivelazione, quello che attraverso il quale Dio vuole dire qualcosa ai suoi figli o anche a qualcun altro, beh, fratelli, succede proprio come Nebucadnezar, che non si dava pace fin quando non capiva o comprendeva l'interpretazione, perché era intimamente, profondamente convinto che Dio gli stava parlando attraverso quel sogno. Amen. Gloria al nome del Signore. E quindi questo fa parte anche un po' di insegnamento, di ammaestramento su questi temi. Quando Dio ti parla, tu ne sarai profondamente convinto. Non avrai bisogno di dire: ma questo sogno è da parte del Signore o è uno dei tanti sogni? Se già hai questo dubbio, lascia perdere. Significa che quel sogno non ha nessun significato spirituale. Amen? Non siamo sognatori, non andiamo dietro ai sogni, ma Dio continua a parlare anche attraverso i sogni. Questa è una verità biblica. E quindi
manda a chiamare tutti i saggi, i savi, e alla fine nessuno era in grado di poter spiegargli, dargli questa interpretazione, fin quando non arriva Daniele. Fin quando non arriva Daniele, questo Daniele, questo ebreo, questo giudeo deportato, questo giovane che ai tempi di suo padre è stato istruito, è stato formato per ingabbiarlo all'interno della cultura babilonese, per fare questa operazione, va bene, di ristrutturazione della sua personalità, della sua identità. Gli cambiano anche il nome, gli mettono questo nome Belsasar, che significa l'Iddio Bel proteggerà la tua vita. E Daniele invece aveva un altro nome. Daniele aveva un altro nome e sapeva che non era l'Iddio Bel che avrebbe protetto la sua vita, ma sarebbe stato l'Iddio di Israele, l'Iddio dei suoi padri, l'Eterno, l'Altissimo, l'Onnipotente. E così fu che Daniele gli spiega questo sogno dove c'era un albero, questo albero così grande, questo albero così imponente, e che improvvisamente questo albero è stato tagliato, questo albero è stato reciso, questo albero è stato tagliato ed era stato lasciato soltanto un ceppo, soltanto un ceppo. Ebbene, fratelli e sorelle, adesso non andiamo un po' nei dettagli, tanto il riferimento biblico lo avete e potete tranquillamente rileggervelo con comodo anche i capitoli precedenti. Noi abbiamo detto, stavamo parlando del momento in cui si compie questo sogno. E l'interpretazione era che questo re improvvisamente avrebbe perso il regno. Non avrebbe perso soltanto il regno, ma il re avrebbe perso anche la ragione. La sua vita improvvisamente cambiò. Da questa gloria del palazzo reale, da questa posizione di potere improvvisamente è costretto a vivere addirittura in mezzo ai campi, a mangiare l'erba della terra, a vivere come gli animali. Addirittura il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo. I suoi capelli crebbero come le piume di un uccello, come le penne delle aquile, le sue unghie come gli artigli del cielo. Una persona che viveva quasi allo stato brado, allo stato animale. Che brutta fine, fratelli, fece questo re. E la storia ci dice che questo fu un giudizio da parte del Signore. Perché il giorno che lui stava camminando nel suo palazzo, ammirando la bellezza di questo edificio, si racconta che questi giardini che c'erano nel palazzo reale in Babilonia erano stupendi, giardini pensili che rappresentavano una delle sette meraviglie del mondo di allora. Questo qui stava passeggiando, alimentando il suo ego di questa gloria umana. Questa è la grande Babilonia
che io ho costruito. E questa, io l'ho costruito questo impero, questo palazzo, questi giardini, questo sistema reale, l'ho costruito con la forza della mia potenza. E l'ho fatto per dare gloria alla mia maestà. E improvvisamente una voce dal cielo: a te, o re Nebuchadnezzar, dichiaro, il tuo regno ti è tolto. E fratelli, veramente è successo dalla mattina alla sera. Cioè, questa stella è precipitata immediatamente. E come può essere accaduto? Come può essere successo? Perse la ragione. Diventò un pazzo furioso. Diventò una persona che tutti evitavano. Una persona che non era possibile nemmeno tenerla in un posto al chiuso. Ha vissuto in mezzo alla terra, abbiamo detto. Si era trasformato quasi come un mostro umano. E questo era il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio. Perché il suo cuore si era così innalzato. Perché la superbia e l'orgoglio è uno dei peccati, se non il peccato che più offende il nostro Dio. Amen. Quando l'uomo inizia a sentirsi importante, quando l'uomo inizia a sentirsi grande, la Bibbia dice, lo dice anche il testo che non abbiamo letto, Dio è colui che dà i regni e toglie i regni. Dio è colui che alza e Dio è colui che abbassa. Dio è il sovrano. Proprio ieri eravamo alla riunione dei pastori di Taranto, non solo i nostri, erano un po' tutti i pastori dell'area, della regione, e parlavamo proprio di questo tema, la sovranità di Dio. E però Dio aveva assegnato un tempo, anzi dice la scrittura sette tempi, che poi furono sette anni. E improvvisamente, così come era caduto, era precipitato, dopo i sette anni fu riabilitato. Alla fine di quel tempo, io Nebuchadnezzar alzai gli occhi al cielo e la mia ragione ritornò. Anzi, fratelli e sorelle, possiamo dire che non era mai stato così saggio, sapiente, ragionevole, sano di mente come allora. Perché a differenza di prima, era un uomo che era stato umiliato da Dio e adesso si umiliava sotto la sovranità di Dio. Amen. E allora benedì l'Eterno, l'Altissimo, e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio eterno e il cui regno dura di generazione in generazione. Gloria al nome del Signore. Sicuramente, fratelli e sorelle, questa storia ha una sua, ha un suo significato, anche una sua simbologia. Perché? Perché questa è una storia che forse si ripete spesso all'interno della scrittura o della Bibbia. Forse è la storia dell'umanità che si innalza nei confronti del Creatore e per questo motivo che Dio deve abbassare
ogni altezza che si innalza dinanzi alla sua gloria, dinanzi alla sua magnificenza. E ciò che è accaduto ancora nella creazione dell'uomo, quando Adamo ed Eva furono sedotti, è vero sì o no? Quando l'umanità rappresentata dai capostipiti furono sedotti dall'idea di poter avere più di quello che già avevano ottenuto, dall'idea di diventare uguali a Dio. E lì in quelle zone c'era questa fissazione di voler raggiungere il cielo. Perché? Perché la torre di Babele, era fisicamente proprio, l'avevano costruita proprio in quell'area di Babilonia. Questa costruzione, questo edificio che doveva raggiungere la sommità del cielo e lasciare la memoria per sempre della grandezza dell'uomo, dell'onnipotenza dell'uomo, che è una bugia, che è una menzogna, che è una seduzione del diavolo, gloria al nome del Signore. Oggi non si costruiscono, è vero, torri con le pietre, si costruiscono con la tecnologia, si costruiscono con la scienza, si costruiscono, ma l'uomo fondamentalmente sta sempre di più mettendo il creatore da parte e voler attribuirsi la gloria di Dio. Amen. L'uomo che sostituisce Dio. E questo succede anche nella realtà spirituale. L'anticristo, ci dice la scrittura, è colui che siede al posto di Dio, proclamandosi Dio, e non lo è. Però, fratelli e sorelle, sì, è vero, è il racconto di come l'uomo e l'umanità si alza e di come Dio l'abbassa, ma nello stesso tempo come Dio la riabilita. Amen. Perché il cuore di Dio, il cuore misericordioso e benigno di Dio, sin dall'inizio pensava come doveva riabilitare la sua creatura. E questo è quello che notiamo anche nel testo che abbiamo letto, perché Dio umilia questo re, Dio abbassa questo imperatore, ma nello stesso tempo gli dà un tempo, un termine, per far sì che possa poi dopo essere riabilitato. Dio ha allontanato Adamo ed Eva dal giardino, ma Dio stava già pensando che per un uomo, è vero, l'umanità è stata soggettata alla morte, al peccato, per un altro uomo, l'intera umanità sarebbe stata redenta e salvata. Gloria al nome del Signore. Il piano di redenzione di Dio, il piano della salvezza di Dio, è un piano che interessa tutta l'umanità, ma è anche un piano che interessa e interessa l'uomo nella sua personalità, nella sua individualità. Proprio come è accaduto nel caso dell'Apostolo Paolo. Apostolo Paolo che dice era così pieno di sé, era così gonfio di orgoglio, procurato dalla sua conoscenza religiosa, dalla sua conoscenza dell'ebraismo, dell'Antico Testamento. E in virtù di questo si sentiva un giustiziere, uno che doveva far rispettare la verità contro l'eresia del cristianesimo e perseguitava la Chiesa. E la conversione di Paolo sulla via di Damasco ci ricorda come con questo petto gonfio stava andando a Damasco, convinto di riuscire ad eliminare da questa città i focolai di questa
di questo cristianesimo che stava crescendo in quelle zone, in quelle aree. E come è successo per il re Nebucadnezar, accadde a Saulo da Tarso. Ancora oggi ci sono quelli che quando leggono questo testo stanno lì a dire: ma Paolo aveva il cavallo o non aveva il cavallo? Dice: ma ha sentito la voce di Dio lui oppure l'hanno sentita gli altri? Ci sono tutte queste polemiche sui dettagli, trascurando quello che è stato invece l'opera gloriosa, soprannaturale, che avvenne su quella strada. Paolo che cade a terra, gloria al nome del Signore. E non soltanto cade a terra, ma perde la sua vista. Perché? Perché la storia si ripete, fratelli e sorelle. Dio vuole porci nella condizione di comprendere che quando non siamo nella sua grazia, siamo senza ragione, siamo senza la vista, diventiamo come gli animali. Sì, perché? Perché gli istinti peggiori che risiedono nella natura dell'uomo, procurati dal peccato, prendono ancora possesso della vita dell'uomo. E poi non ci meravigliamo più se sentiamo le atrocità, le oscenità, se sentiamo le cose peggiori che ci fanno rabbrividire dentro. E ci viene da pensare: ma l'uomo può giungere fino a questo punto di iniquità? L'uomo può giungere fino a questo punto di malvagità? L'uomo può mai giungere a questo punto di crudeltà? Sì, fratelli e sorelle. Paolo per 3 giorni ha dovuto vivere in questa condizione, perché il Signore doveva demolire la sua altezza, perché il Signore doveva demolire la sua superbia, perché Dio doveva abbattere, è vero, questo orgoglio umano che lo faceva sentire uno dei migliori che c'erano lì nel panorama della storia religiosa del suo tempo. Fino al punto che Paolo ha dovuto riconoscere quel Gesù che lui combatteva, quel Gesù che lui rifiutava, quel Gesù che lui perseguitava. Era il Figlio di Dio, era Dio, era il Salvatore. E riceve la grazia, e riceve il perdono, e riceve la vita nuova, gloria al nome del Signore. Ecco perché penso che anche quanti stanno ascoltando, sia qui durante il nostro culto, sia anche all'esterno, se forse ti trovi nel livello più basso della tua vita, della tua storia, puoi pensare che forse Dio ti sta aspettando, che forse Dio ha voluto umiliarti, che forse Dio ha voluto abbassarti, che forse ciò che tu hai perso non era così importante di fronte a ciò che tu puoi trovare, conoscere, ricevere, acquistare, gloria al nome del Signore. Ecco, fratelli e sorelle, il messaggio della misericordia di Dio, della possibilità di rialzarti dalla condizione nella quale sei caduto. E alle volte, fratelli e sorelle, se Dio non ci desse quella botta in testa e ci atterrasse, così come probabilmente è successo a più di qualcuno di noi, noi mai saremmo giunti alla conclusione che eravamo in una vita sbagliata, che stavamo conducendo una vita sbagliata e che la strada che avevamo imboccato ci avrebbe portato direttamente giù
nel baratro, nel pozzo della condanna eterna. Gloria al nome del Signore. Mentre invece l'appello di Dio. E guardate che Nebuchadnezzar riacquista la ragione, perché il Signore vuole darti una vita nuova, perché il Signore vuole chiudere, va bene, un capitolo della tua vita e vuole aprirne uno nuovo. Coloro che sono in Cristo sono delle nuove creature, le cose vecchie sono passate e non ritorneranno più. E poi forse le cose che tu hai perso, il Signore ti darà la possibilità di ritrovarle, ma di ritrovarle in una nuova prospettiva, di ritrovarle in una nuova dimensione, non per tornare alla vecchia superbia, al vecchio orgoglio, ai vecchi peccati, perché il Signore vuole riabilitarci, gloria al Suo nome. Alle volte, fratelli e sorelle, se non scivoliamo e cadiamo nel profondo della fossa, mai possiamo gridare aiuto ed essere salvati da Dio. Amen. Ci sono quelli che dicono, ma in fondo sto bene, sì è vero, non posso dire di essere perfetto, ma me la cavo, posso andare avanti così con la mia vita, non sentendo il bisogno urgente, non sentendo il bisogno incessante di ricevere la grazia e la salvezza di Dio. Amen. Alle volte bisogna scendere e arrivare proprio al punto più basso per poter comprendere che non abbiamo speranza, abbiamo bisogno di un Salvatore, abbiamo bisogno di un Liberatore, abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno di Cristo. L'uomo non ha consapevolezza e coscienza del proprio peccato. Non ha consapevolezza anche della propria condizione. E allora lì c'è bisogno di qualcuno che ci faccia comprendere, che ci faccia capire. E questo è il lavoro dello Spirito Santo di Dio, che convince l'uomo di peccato. Amen. Convince l'uomo che è un peccatore. Convince l'uomo che è fuori dalla giustizia di Dio e convince l'uomo che è pronto per essere giudicato da Dio. E noi preghiamo che lo Spirito Santo continui a convincere i cuori degli uomini affinché vengano davanti alla presenza del Signore, proprio come Paolo, che pensava di essere perfetto nella sua giustizia e pensava di essere uno dei migliori del suo tempo. Ma alla fine la confessione di Paolo è che la sua vita senza Cristo era una vita senza Dio. Amen. Aveva una religione, ma non aveva conosciuto Dio. È quello che probabilmente possiamo testimoniare noi e possiamo testimoniare come figli di Dio che hanno ottenuto la grazia di Dio. Amen. Fratelli, vedete, alle volte nelle operazioni di salvataggio, soprattutto i salvataggi in mare o indeterminati, dice se la persona che ha bisogno di essere salvata resiste all'aiuto che gli si vuole dare, bisogna metterlo in condizione che non resista. Cioè, effettivamente, non so se nei manuali, ma almeno nella pratica a me è stato detto così. Dice, tu stai salvando a uno, no? Che sta annegato. Quello si sbatte, si attacca a te, eccetera, e rischia di farti affogare pure a te. Dice, la prima cosa che devi fare, gli devi dare una botta in testa. Che quello si deve stonare e dopo tu te lo puoi portare.
Va bene. Ma mi sa, fratelli e sorelle, che il Signore di botta in testa ne deve dare più di qualcuna nei nostri giorni e nei nostri tempi. È vero sì o no? Ci sono persone che sono ancora troppo forti in se stesse. Sono ancora troppo superbe. E allora, talvolta Dio opera in questo modo, così come ha agito nel caso del re, che dalla sera alla mattina ha perso tutto e non fa niente, se anche dovessimo perdere tutto, pur di trovare la grazia di Dio. L'Apostolo Paolo dice: tutto quello che io avevo, tutta la mia importanza, va bene, la mia altezza, la mia immagine, io ho ritenuto che era tutta spazzatura, immondizia. Tutto quello non mi è servito a nulla. Ma oggi io ho l'eccellenza della conoscenza di Cristo. E noi possiamo ancora oggi apprezzare l'opera che Dio ha fatto nell'Apostolo Paolo e come è stato uno strumento potente nelle mani del Signore. Allora vorrei concludere con un appello. Non aspettiamo che il Signore, pur di salvarci, ci abbatta, ci abbassi, umiliandoci, fino a farci sentire quelli che noi realmente siamo, la polvere della terra, il verme della terra. Lo dice Nebuchadnezzar, dice: tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati un niente, un nulla. Dio agisce come egli vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e nessuno può fermare la sua mano e nessuno gli può dire: che cosa fai? In quello stesso tempo mi ritornò la ragione e per la gloria del mio regno mi furono restituiti la mia maestà e il mio splendore. E i miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono e io fui ristabilito nel mio regno e la mia grandezza fu enormemente accresciuta. Io, Nebuchadnezzar, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Ci vogliamo alzare, fratelli e sorelle. Vogliamo chinare il nostro capo. Signore, noi ti siamo grati e ti siamo riconoscenti, perché la tua opera è incessante, Signore, per raggiungere i cuori, per salvare le vite. Sì, Signore, come quella generazione ai tempi di Noè, che avevano escluso la tua sovranità, al punto che hai dovuto, Signore, ancora mandare il diluvio dal cielo, il giudizio, Signore, dall'alto. Ma ciò nonostante, Signore, tu hai lasciato in vita Noè con la sua famiglia per poter riabilitare la generazione umana. E qui, Signore, noi vediamo la tua misericordia. E qui vediamo, Signore, l'amore che tu hai. E in virtù di quest'amore noi ti preghiamo, Signore, che ancora tanti possano piegare il loro cuore, possano inginocchiarsi davanti al Re, possano riconoscere Gesù come Signore e Salvatore. Permetti, Signore, che anche in questi giorni, anche in questo momento,
alcuni possano dire: Dio, ho bisogno di te. Dio, ho bisogno della tua grazia. E tu li raggiunga, Signore, e li salvi, e li porti, Signore, nel tuo regno d'amore. Benedici, Signore, queste richieste, queste preghiere, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.